Grazie, bentornati su questo mio nuovo video sul mio canale YouTube e sulla mia pagina. Oggi parliamo di che cosa dovete fare dopo un infortunio. Allora, sicuramente bisogna sempre porre l'accento sulla natura dell'infortunio. C'è stato un evento traumatico, quindi per esempio pigli una botta, lussazione della spalla, oppure cadi male, ti stiri da qualche parte, oppure c'è stato un infortunio da accumulo, cioè prima c'è stato un sovraccarico funzionale, poi la cosa è stata portata ulteriormente all'estremo e tutto è sfociato in poi magari in una tendinite oppure un particolare tipo di dolore, come dolori al gomito oppure dolori alla spalla, che sono tipici dei sovraccarichi funzionali. Quindi oggi parliamo esattamente di questo tipo di situazioni. Cosa fare quando mi sono infortunato? Il trattamento di tutto quello che è il processo post infortunio deve quindi andare a considerare che cosa è stato fatto a seguito dell'infortunio. Solitamente dopo un trauma molto importante, di solito magari una persona magari ha un tutore oppure ha un gesso oppure gli si chiede di mantenere l'arte in posizione immobilizzata, via dicendo. Quindi di fronte a questo tipo di problematiche, quando c'è l'immobilizzazione di un arto, sicuramente si presenterà uno stato di ipotonia e ipotrofia muscolare, ok, che deve essere recuperato un pochino alla volta, e sicuramente una riduzione del range di movimento. Quindi le prime cose che bisognerebbe fare è proprio almeno quella di recuperare il range di movimento che è stato perso. Mi viene in punto in mente Alessandro Conti, che ha fatto una vita col braccio così perché ha subito l'operazione al bicipite e di conseguenza dovrà recuperare quella che è l'estensione del gomito e sicuramente la flessione del gomito, perché abbiamo un accorciamento sicuramente più importante del bicipite, della muscolatura dei flessori dell'avambraccio sul braccio, ma anche il tricipite non è che è rimasto lì a non far niente, che è rimasto sempre in posizione di completo allungamento e completo accorciamento. Quindi questo è quello che succede nel caso dei traumi, quindi recuperare il range di movimento e successivamente recuperare un po' di tono per renderla veramente semplice. Poi invece, quando parliamo di tutti quegli infortuni che sono stati successivi a un periodo di eccessivo sovraccarico, il mio consiglio è quello di riprendere gradualmente dai gesti che avevate abbandonato con un'intensità decisamente minore e di dilatare questo recupero nel tempo. In questi casi molto spesso, quando c'è un sovraccarico funzionale, non c'è la perdita della mobilità articolare nel distretto particolare dove c'è stato il sovraccarico. È molto probabile che invece il sovraccarico possa essere dovuto, come nel caso della spalla, ad una ridotta mobilità articolare che c'era già. Quindi andare a recuperare completamente la mobilità, per esempio, della spalla completamente, può essere un aiuto ad evitare le recidive. Questo però non ci deve tenere lontani dal comunque mantenere in movimento quell'articolazione, cose che invece magari non possiamo fare se abbiamo un tutore o comunque uno strumento rigido che ci limita in certe escursioni di movimento. E di conseguenza mantenere i tessuti in uno stato di elasticità, mantenere range di movimento, mantenere quello che è la mobilità in tutti i range di movimento, la capacità di muovere un'articolazione, è sicuramente una cosa fondamentale. Quindi di fronte ai sovraccarichi funzionali io dico sempre: andate a capire a cosa è dovuto questo sovraccarico, se avete semplicemente tirato troppo, se invece ci sono delle limitazioni a livello di mobilità che spostano il reclutamento muscolare su altri muscoli invece di quelli che voi vi aspettereste di andare a coinvolgere, e di conseguenza bisogna risistemare un attimino questa sincronia e coordinazione che c'è tra i diversi muscoli. E per fare questa cosa magari andate ad un fisioterapista che vi dice: guarda, qualcosa lì c'è da allungare, qualcosa di là c'è magari da far diventare leggermente più forte. Quindi si tratta di semplicemente, di fronte al problema, valutare di cosa si tratta, ok? Se stiamo dalla parte di un evento traumatico importante oppure dalla parte di un sovraccarico, perché hanno approcci che sono decisamente diversi. Da una parte si deve prima stare fermi, poi si deve recuperare la mobilità e un po' alla volta la forza, il tono muscolare, dall'altra parte si cerca di capire le cause del problema, non stare completamente fermi e cercare di risolverlo un po' alla volta, ok? Può essere che
quello che è il processo di recupero dopo il trauma possa essere più corto, perché magari è stata una cosa improvvisa che non è andata però a incidere in modo importante su quello che è il range di movimento, come per esempio magari vi rompete un dito, dovete a livello dell'osso magari dovete semplicemente recuperare un pochino di flesso e estensione, ma poi le cose tornano a posto. Può essere invece che l'infortunio dovuto a sovraccarico funzionale abbia creato delle alterazioni talmente importanti che magari per poterle risolvere, ok, per esempio a causa di una ridotta mobilità della spalla, ci voglia veramente, veramente tanto tempo. E in quel caso sono cose che non si possono prevedere, quindi sempre affrontarle con chi di dovere. Va bene? Ciao ragazzi, dimenticavo, se mi lasciate un bel pollice all'insù nei video che vi piacciono di più, io ovviamente posso capire quali sono gli argomenti da trattare. Va bene? Ciao a tutti.